Un servizio che nasce per le donne, che è gestito da donne, ma che rappresenta un traguardo per tutta la cittadinanza. È stato inaugurato stamani a Gubbio il CAV, il Centro Antiviolenza, un luogo in grado di fornire risposte e sostegno concreto a tutte quelle donne vittime di violenza, un luogo necessario per contrastare la violenza di genere, in cui ricevere supporto psicologico, consulenze legali, grazie ad operatrici altamente formate che accompagneranno le donne in base al tipo di percorso che vogliano intraprendere. Il CAV, fortemente voluto dall'assessora al comune di Gubbio Simona Minelli, sarà gestito dall'associazione Liberamente Donna e lavorerà in rete con i servizi territoriali. Ubicato nella struttura dell'ex seminario sopra la galleria del donatore, sarà aperto 5 giorni su 7 con una reperibilità 24 ore su 24 attraverso il numero 353 4143 438, ma anche al numero di riferimento antiviolenza nazionale 1522. Oggi siamo qui ad inaugurare il centro antiviolenza della nostra città, un motivo di grande orgoglio per me perché ci dà la possibilità di offrire un ulteriore servizio alle donne del nostro territorio, un servizio importante perché quella della violenza di genere è purtroppo ancora oggi una piaga che ci affligge e anzi oggi purtroppo a maggior ragione perché con la pandemia abbiamo registrato un aumento esponenziale dei casi anche nel nostro territorio e quindi arriva in realtà in un momento in cui c'è ancora più bisogno di un servizio del genere. Questo è un passaggio importante perché fino ad oggi abbiamo avuto un punto d'ascolto che offriva un ottimo servizio, ma chiaramente più limitato sia nel tempo che nella organizzazione del servizio stesso. Con il centro antiviolenza passiamo ad una reperibilità H24, passiamo alla possibilità di avere una consulenza psicologica, una consulenza legale, oltre a operatrici assolutamente formate sulla violenza di genere e quindi innalziamo assolutamente anche un po', no, lo standard qualitativo del servizio che offriamo alle donne. È un passo importante sia per il territorio gubino che per tutto il territorio regionale. L'apertura di un centro antiviolenza è importante sempre, comunque per tutto il territorio nazionale. Diamo una piena attuazione alla Convenzione di Istanbul, aprendo centri antiviolenza a livello territoriale. Realizziamo 3 obiettivi fondamentali, che sono quelli appunto di dare alle donne dei luoghi vicini dove rivolgersi in caso di violenza, di dare alle donne possibilità di allontanarsi dal proprio territorio avendo altre soluzioni per motivi di privacy o per sicurezza. Diamo alle donne dei luoghi di elaborazione culturale e di elaborazione politica che possano realizzare attività di sensibilizzazione su tutto il territorio, insieme alla popolazione, insieme alle altre associazioni del territorio, con la partecipazione degli enti e di quei soggetti che sono coinvolti nella violenza, perché oltre ad essere coinvolte ognuna di noi, ognuno di noi, sono coinvolti dei soggetti preposti al contrasto. E questo dà il perché della creazione di protocolli, sia a livello territoriale che regionale, che permettano a tutte le soggettività di parlare una stessa lingua e di contrastare insieme la violenza in una modalità condivisa. Presente all'inaugurazione anche Giulia Santoni, referente del CAV di Gubbio, che ha affermato: le donne e le loro storie vengono accolte, ascoltate, credute, non giudicate. La metodologia dell'accoglienza che mettiamo in pratica si basa sul rafforzamento dell'identità della donna e sulla relazione. Sarebbe però riduttivo considerare i centri antiviolenza soltanto come luoghi di accoglienza e ospitalità. Si tratta di luoghi dove si costruiscono saperi, progettualità, speranze e competenze, dove si produce cultura, dove si stipulano dei patti non solo con la donna accolta, ma con tutti i servizi territoriali e le istituzioni.